La cosa curiosa è che però sono giuste anche le città vostre. Male, no, male. Veramente. Ah. Sì. Olè! Tira su questa. Tolgo il naso che fa paura. Veramente brutto. Un uccellino mi ha dato un'informazione. Vorrei proprio portarvi a vedere questa cosa. Andiamo subito. Questo uccellino mi ha detto che c'è una cosa a casa di Strecato che non ci dovrebbe essere. Chi è quell'uccellaccio? Scusa. A te, tu stai zitto perché qua finisce subito da loro. Altri messaggi in pose? No. Ah, io non ho fatto niente di strano. Non voglio vedere. Non proprio. Io sono curioso. Questo uccellino mi ha detto che qualcuno non è riuscito a tenere a freno la sua passione più recondita. Io avevo il diritto di fare ciò che potevo fare. Oh mio Dio, cosa ha fatto? Adesso vediamo che cosa ha fatto il porceddu. Schifoso maiale. Io non vedo niente. Togliti, scusate. Spostati, no. Spostati, no. Oh, ti giuro, no. Ti ammazzo, eh. Oh, ok. Brutto, guarda, tutto di copper ossidato. Che schifo, per essere più saporito immagino. Ossidato vuol dire no, che schifo, usato, cosa c'è là dentro? Forse ho capito. Tempio del piede sugo, che schifo. Oh! No, no, piede cosa? Piede sugoso. Cosa? Sugoso. Che schifo. E non mi ha neanche invitato. Stre. Che significa? Cosa? Io vi avevo detto che non... Devo scendere con te? No. No. Ok. Questo qui è il tempio del piede, è un piede... No, che schifo, guarda, è un piede... Ho detto di no! Guarda com'è Ti carino! Ho detto di no! Ci sono pure gli aromi naturali. E scrivo, Lionessi. Lionessi, se no ti intossici. Posso scendere io, per favore? Le candele al gusto di muschio. Che schifo, di callo. Dai, ti prego. Allora, ti avevo detto che non ci dovevi andare, che non lo dovevi fare sicuramente sotto casa tua. No, tu hai detto che dovevo farlo nascosto. Ed è nascosto. Sì, ma non a casa tua. Facciamo un pronostico piuttosto. Visto che non manca tanto tempo al momento del boom, chiediamo se il boom avverrà davvero oppure se è solo un bluff. Vi devo portare a vedere una cosa che è stata costruita nella nostra base, una delle nostre basi segrete. Praticamente io ci sono andato a vedere perché pensavo che fosse quello il bersaglio del Griff, tra l'altro, perché è il municipio. E dentro ci ho trovato una cosa che non abbiamo fatto noi. Però dobbiamo vedere questa cosa. Aspetta, qua, cioè, quindi sono riusciti a scoprire una nostra base segreta e ci hanno fatto dentro qualcosa. Ma io ho capito perché. Perché questa cosa l'ha costruita Fairy. Siccome Fairy è vecchia. No, Fairy si sarà fatta vedere di brutto. Si è fatta beccare. Sono qui. No. Quindi, però non è grave, anzi, ci sta anche, perché non è che la usavamo proprio. Era la nostra base segreta nel municipio, perché nella base del però municipio era segreta. C'era una base segreta. Ma quante ne avevate? Allora, prima di tutto, io ti ricordo che se mai un giorno tu dovessi tornare a fare schifo là nella fazione dei piedi, devi cancellare tutta la memoria delle nostre basi segrete. Tutta questa conoscenza proibita, forbidden knowledge, non la puoi usare, Nessuno sono di voi. Sono d'accordo. No, non nessuno. Non ne sto vedendo nulla. Bene. Quando potete dormite, mi raccomando. E vi faccio vedere l'entrata, che è qui. Adesso è aperta. No, è aperta. Sì, si chiude anche naturalmente. L'ho lasciata aperta io. Ma l'hai lasciata aperta tu? Sì. Ok. Ok, vedete? Era molto bella, tra l'altro. Non si vede per niente. Non si vede per niente da fuori, Quando noi facciamo le cose, le facciamo bene, mica come voi altri. Cattivo. Vedete, era carino, c'era anche l'occhio sul soffitto. Insomma, ma era fatta bene. La base come si deve. Proprio pratica per potersi riunire. Siccome noi spesso facciamo riunioni di emergenza, allora così abbiamo una base in ogni posto. Possiamo Hai riunirci. Fatto bene a fare delle basi. Ma che bello, mi piace un botto. Non c'è il mio posto. È ovvio, è normale. È per forza che non c'è. No, allora, no. No, scherzavo. No, ma qua mi sa che non va bene. Dobbiamo fargli capire che loro sono arrivati l'altro ieri. Cioè, non va bene, capito? Subito. Ma dopo, come si dice? Allora, loro due, in realtà, sono anche umili. E io invece... Come io invece no? No, invece mi sono seduto al posto di piedina. Vabbè, mi alzo anch'io. Ascolta, paga, ieri eri sul pezzo, no? Mamma mia, veramente. Oh no, è sceso dal pezzo. Oggi sei caduto dal pezzo, risali sul pezzo. Si rialza subito. Che cosa si rialza? No, non il pezzo. E quale pezzo? Il mio cervello. Ok, va bene allora. Ok, il passaggio segreto in realtà è fin troppo ovvio. Perché guardate, qui c'è un dadino fuori posto. Ma sei sicuro che non l'ha fatto Feri? Eh sì, sono sicuro che non l'ha fatto Feri. Perché entrando qua dietro, ecco qui, è pieno di TNT. Ora, io non credo che... Sì. Ma possiamo raggiungerti o rimaniamo fuori? Allora, per sicurezza? Ci organizziamo così, perché siccome qui c'è il rischio di questa esplosione imminente. Mancano 15 minuti. Tra 15 minuti dobbiamo essere in guardia. Allora, dobbiamo sorvegliare tutta la zona. Sì, paga. Allora, paga mi rimane al fianco, ok? Va benissimo. Jerick mi rimane fuori dall'entrata di questo luogo. Vado subito. E io vengo con te, perché sì. Alex viene pure con me. Sì. A
Anna, mi rimane zona centro città. Ok, anche perché io devo andare a prendere la cena. E io? Allora, tu rimani. Dobbiamo portare appresso, secondo me, perché bisogna controllarlo, che non faccia mosse false. Tu vieni con me e Alex no. Grazie. Amico mio, questi imbecilli pensano di riuscirsi a nascondere per progettare piani contro di noi. Ma guarda un po', non sono capaci manco di questo. Anzi, ho trovato il loro covo e lo sto usando come magazzino per le mie preziose TNT. Effettivamente poteva aver senso, perché noi non saremmo mai andati a cercare passaggi segreti anche in un posto nostro. Anche perché tu oltretutto non usi quella zona che ci ho costruito io, perché dici che è troppo lontana. E poi quindi ha fatto un segreto. Buon ragionamento. È l'ultimo posto che guardi. Non lo scopriranno mai, penseranno di essere al sicuro. Poveri illusi. Ma torniamo a noi. Qui sotto ho creato il piano perfetto per griffare il castello. No. Male, no, il castello. Malissimo. No. Lo quindi posso riportare indietro, però si sminchiano le mappe. Però le mappe, oh, ce ne hanno e anche altre cose si sminchiano. Anche le casse potrebbero sminchiarsi. Anche le casse, sicuramente quelle. E tu sarai mio complice. Tu sarai mio complice chi? L'ignoto o l'altro. Magari è la rubacuori che ha l'armatura blu o un altro del team. No, è già entrato qualcun altro. Può essere anche l'hacker, che ne sai? Scendi e ti spiegherò tutto nel dettaglio. No, spietra di noi, raga, non credo. Cioè, per griffare, non credo. Ma poi griffare il tuo castello chi userebbe mai? Dai, è impossibile. Non penso, vi potrei interrogare, magari poi lo faccio, però... Poi che scendo... niente, volevo dirti se scendevo prima io per controllare. Magari meglio, vieni. Dai uno sguardo a cartelli. Controlli per i cartelli più che altro, Non vedo cartelli. Guarda bene, guarda bene. Ci sono cose che ho paura ad avvicinarmi. Guarda gli angoli. Qua c'è un libro, lo guardo. Guarda gli angoli. Angoli. Niente. Ti metti altro, lo tolgo. Tutto sicuro? Non togliere... Mi raccomando, attenti agli angolini. Non devi togliere niente, devi stare fermo a guardare il libro. No, sì, scusa, volevo guardare lì. Controllo il libro. Certo, ha fatto notare una cosa. Non c'è nulla. È se esplode il castello e tu lo riporti indietro, Sbobello e Gebedia tornano. Dipende. Ma mi sa di sì, perché la mia capra era tornata. Dipende, se me ne accorgo subito e riporto indietro subito, sì. Se passa tempo, non lo posso più fare. C'è sempre questo problema qui. Quindi, vabbè, vediamo, Ecco il mio piano. Mentre io mi occuperò di piazzare TNT nascoste in tutto il castello, tu dovrai costruire un altro sacro piede. Dovrai costruirlo nelle vicinanze del castello. Gli faremo credere che l'ignoto si stia espandendo. E per non farcelo distruggere, li minacceremo di rivelare tutti i loro indirizzi di casa. Ma questa non è una roba che... Cosa? Cioè, questa è veramente... Ma io non penso neanche che li abbia davvero. Ma come fa ad avere tutti i loro indirizzi? Questo sembra un piano all'oscurità dell'ignoto. Perché gli faremo credere che l'ignoto si stia espandendo. E poi non all'oscurità, strano, però che non è parte lui. Quindi magari è tra di loro. Quindi Griffer più qualcun altro. Secondo me hacker. Come fanno ad avere queste informazioni? Ma non ce le hanno davvero, ti pare hanno gli indirizzi di casa. Mancano 9 minuti, eh? Vabbè. Che ho scritti sul mio diario segreto, così non lo toccheranno. Così non lo toccheranno il piede. Cioè lui ci vuole minacciare di non ma non è possibile, ragazzi. Cioè è assurda sta cosa, è impossibile. Non ci posso credere io. Ma poi sto piede nuovo l'abbiamo visto? No, cioè, non c'è. Infatti sto guardando qua fuori intorno, non mi sembra di vedere nulla. Ha detto nulla. Che era vicino al castello. Quanti minuti mancano al boom? Mancano 8 minuti quasi. Ma invece sarà il punto di partenza delle nostre bombe. Quindi dal piede, è un piede di Troia, come vi dicevo io quell'altra volta. Da lì partono le esplosioni. Dopo che avrai creato il piede, sotto di esso dovrai costruire una grande galleria con tanto di ferrovie. Con le bombe, sì, suppongo. Che porta proprio sotto quell'inutile castello costruito da Anna. L'ho fatto anche io, sto castello. Porca mia, non vengo riconosciuto neanche da loro. Ogni volta. Ah. Quando avrai finito, faremo partire carrelli su carrelli carichi di TNT che si attiveranno una volta arrivati al castello e daranno via a una mega esplosione. Perché il castello sarà già pieno di altre bombe. E quindi dobbiamo controllare sottoterra. Eh sì. E dobbiamo controllare anche magari tra i muri del castello. Bisogna rifare quel sistema con i pistoni che facevi tu. Indovina cosa ho scoperto oggi? Non si può fare. Non funziona più. L'hanno tolto. No, mio Dio, ci serviva. In un altro modo, ma è molto peggio. No. Anche se sono il più piccolo tra loro, si fidano ciecamente di me. So che da me si aspettano grandi cose. Ma chi è questo quindi? Se non è il Griffer. Anzi no, lui è il Griffer. Non è ancora Rubacuori perché è il maschile. Lui è il Griffer, però parlava con un altro, che secondo me è l'hacker. Ma quante persone sono? Sicuramente non era l'ignoto, perché aveva scritto proprio, cioè in maniera che non era quello l'ignoto. Sono sicuro che il piano piacerà a tutti, soprattutto ignoto, a cui piaccio tantissimo. Così tanto da rivelarmi gli indirizzi di casa di tutti questi sfigati, che per sicurezza ho trascritto in fondo al diario, lontano dagli occhi. Cosa c'è? È esplosa una chiesa. Cosa vuol dire esplosa una chiesa? Che chiesa? Subito fuori. Ma è il momento?
Non è il momento, mancano 5 minuti. Mancano 5 minuti. Esci subito fuori, questo sono il fatto. Di qua, di qua. Anna, tu dove sei? Aspetta, ricchi se no. Qua sono, io sono al castello, mi allora, sembra rimani tutto al castello posto. Perché secondo me potrebbe essere noi un diversivo, le nostre cose, le nuove posizioni. Secondo me sì, potrebbe essere un diversivo per allontanarci dal posto. Allora io resto qua. Fai vedere. Io ti seguo. Fa vedere. Oddio! Oddio! Ma questo è tipo la cattedrale? Per impedire di sposarci, per impedire di sposare. No, no, il mio matrimonio! Non ti preoccupare, posso riportarla indietro se abbiamo possiamo i soldi. Possiamo fare il matrimonio in comune. Raga, questa è un'esplosione pesante però. Ma perché la chiesa? E qua c'è pagina 5. Io adesso metto in grande la facecam e guardo, perché secondo me vale la pena. Ok, voi non vedete io nulla. Io mi allontano. Occhio, guarda bene, perché magari il boh controlla. Allora. Cosa c'è? Allora, ci sono scritte, ci sono degli indirizzi, però okay. Non sono corretti. La parte corretta è la città. La cosa curiosa è che però sono giuste anche le città vostre. Male, no, male. Veramente. Ah. Sì, quindi sposto la pagina così se dovessi trovarmi ad aprirlo... Non è su quella. Alla prima pagina, rimetti alla prima pagina. È inquietante questa cosa. È sicuramente qualcuno che conosce tutti noi, perché altrimenti non sarebbe possibile. Come fa a avere la città? Scusa, cioè è veramente inquietante. Ma uno può indovinare. In realtà la città è abbastanza facile. No, non è vero, è facile indovinare la zona, cioè dire la regione la zona, magari. Ma dici perché comunque c'è qua anche qualcosa della voce che dici. Aspetta che sì, dai uno sguardo, ti prego. Vabbè, Fontana Piscio okay, Maximus. Ancora dai. Non vedo libri. Da un lato mi fa ridere, però da un lato questa cosa non mi fa tanto ridere perché qua c'è un libro, è inquietante. Gli indirizzi, già che sono gli indirizzi sbagliati, gli indirizzi sta, non sono corretti, ma la città è corretta. Città, la tua, bene o male, la mia si sa. Le nostre, no, è impossibile. È come ha fatto? No, allora aspetta, le vostre io intendevo soltanto tre: Alex, Cico, Piadina e io e Anna. E basta. Beh, comunque, allora. Non tutte. No, come benissimo. Comunque rimane preoccupante. Sì, sì, rimane preoccupante. Ma ti prego, ma no. Ma che cos'è un quadripalle? Scusa, che cosa dovrebbe. Ma scusami. Un pisello. Un quadrifoglio. Madonna. Ma con le palle. Ah, Alex. Molto stilizzati, sì. Alex, okay, ascolta, io ti giuro, ti castro se la sbaglio. Che ne sai, che ne sai, l'indizio. Qua bisogna no, fare. Che ora devo controllare pure le vie. Ma devi controllare pure Alex, perché questo vuole caricarsi. Sta... questo la fa. Allora, secondo me sei stato te a far entrare l'ignoto, No. O tutta la gang, magari. Tutti volete entrare io. Diario molto molto segreto. No. Ho litigato un po' con ignoto. Tra l'altro ignoto è scritto pure male, non so perché. Forse una distrazione, ma... Mi sa che sto Griffer l'ha detto che è il più piccolo del gruppo, Non che ciò spiega perché scrive male, però... Non ci posso credere che ha fatto entrare prima l'hacker che la piedona. La piedona. Ah, la piedona la ruba cuori. Vi ricordate? No! Madonna. La ruba cuori. Questa cosa dei piedi era lei che ci... Che no, davvero io questa cosa qua. Non voglio più. Niente piedi per me. La piedona. Ho litigato un po' con ignoto. Non ci posso credere che ha fatto entrare prima l'hacker che la piedona. Quindi l'hacker è entrato. E quindi entrerà anche la piedona prossimamente. Ma non l'abbiamo mai visto, scusa. Fa ridere la piedona. Però non fa ridere che è entrato l'hacker. Guarda che gli hacker sono pericolosi, possono rompere tutto. Magari stanno tutti qua adesso e tu non li vedi, ti immagini. Magari ci stanno guardando. Ricordatevi, noi abbiamo paura. Ipotizzato che si potessero nascondere dalla tablista. Secondo me è possibile, Sono sicuro. Ormai quei due diciamo che si sono fatti vedere. Quegli altri no. Sono sicuro che lei sarebbe utilissima per la... certo, perché Alex si fa impiedonare, quindi... No. Lion si è circondato di deboli e lei potrebbe fare leva su di loro per ottenere ciò che è il debole. Io ho capito. Nessun anche chi è. Nessun gioco di piedi qua. Tipo Alex. Se non la fa entrare entro una settimana, la faccio entrare io. Ci uniremo presto, cuore mio. Amo, non ti preoccupa. Ruba gran parte di ciò che hanno nelle casse. Mettile da noi. Basta spaccare il muro e ci sta il loro magazzino. No, siano a fianco al nostro magazzino. Non ci credo. Non rendere ma ovvio che gli abbiamo rubato o ci beccano scemo. Allora, quindi... Ah, quello della base segreta! Qua dietro? Non ci credo, guarda. No, non ci credo! No, qua dietro! Ci sono le nostre cose! Questa base segreta è un po' più segreta, cioè... Non è segreta per niente! Non è segreta per niente! Però possiamo sfruttarla questa cosa un pochino, Se noi facciamo finta che queste cose non le abbiamo notate, possiamo far finta di non saperlo e metterci delle cose... Anche delle cose per fargli credere, magari, Potremmo fargli credere che uno di noi, uno di voi... Vuole davvero far parte del loro gruppo? Non guardare me. Ed è potremmo. Disposto ad andare incontro a qualsiasi tortura pur di far parte. Secondo me è stregato. Mi ha già passato tanto. Allora io come allora ascoltami.
ascoltami bene. La prossima volta che tu tocchi qualcosa in mia presenza, io ti strappo le mani e ci sputo dentro. Rimetti a posto quello che hai fatto. Andiamo via da qui. Non andiamo via. Ok. Adesso Alex paga il pronostico, perché sì, paga, c'è il stato il boom, anche se non è stato gigante, ma c'è stato. È stato piccolo, la chiesa sarà esplosa. E facciamo un nuovo piano, un nuovo pronostico, perché dobbiamo vedere se riusciremo a far subentrare la nostra spia. Gli sto scrivendo un messaggio cartello, bravo, così almeno lo vedi ti anche sta tu. Sta dando fuoco, fuoco! Madonna, com'è cattivo, però mi piacciono le sue tecniche. Ma che male. Ok, dovrei prendere esempio da lui per il trattamento perché di staccate. Allora non cominciamo, che è la stessa cosa hai fatto con la rapitrice e siamo andati a schifio. Allora Stresscri, dai, il libro gliel'hai dato, gli hai scritto, digli ti prego andiamo nel pozzo, devo espiare i miei peccati. Bene, grazie a tutti di essere stati con noi, ci vediamo domani, mi raccomando non mancate, vi voglio presenti anche alle 3. E vi auguro una buona nottata. Grazie per essere stati con noi. Lion, out!